Forse mai come in questo momento il titolo della rubrica che segue è attuale. Ascoltami, in collaborazione con l'Ordine regionale degli psicologi. Una persona di Fano chiede: le recenti scosse di terremoto mi hanno creato una vera e propria psicosi. Passo le notti in bianco, sobbalzando ad ogni rumore o lieve tremore del letto e mi rendo conto di essere pessimo esempio per i miei familiari. Allora, ciò che la persona di Fano, che in qualche modo vuole restare anonima, è una condizione che sicuramente molti in questo periodo stanno vivendo, perché questa reazione che questa persona vive, cioè quello di stare in uno stato costante di allerta, è una condizione che è normale a seguito di eventi quali sono quelli del terremoto, situazioni di emergenza. Ciò che non è normale è l'evento stesso, perché è un evento che impatta in maniera forte e violenta sulla vita delle persone e sulla stessa tranquillità. Quindi difficoltà, per esempio, a dormire, vivere questo stato di allerta come se dovesse sempre succedere qualcosa, è una reazione che avviene immediatamente, successivamente all'evento critico. Ciò che è importante innanzitutto è parlarne con la famiglia, perché probabilmente i familiari sentono questo stato, che sta vivendo questa persona, non c'è nulla di cui vergognarsi, quindi parlarne con loro permette innanzitutto di affrontare e condividere e capire anche come altre persone della famiglia stanno vivendo questo momento, un po' come se tutti lo sanno ma nessuno ne parla. Se queste reazioni non passano nell'arco di poco tempo, poche settimane, credo che sia opportuno che ci si rivolga a un professionista che aiuti ad affrontare queste reazioni e che aiuti in qualche modo anche a diluirle, che le faccia comunque, ecco, rientrare in una condizione di vissuto della persona per aiutarla fondamentalmente a stare meglio. La cosa fondamentale rimane sempre quella di parlarne prima di tutto con chi c'è intorno e, se necessario, chiedere aiuto ai professionisti.